Benvenuti nella cucina di Cook. Oggi prepariamo i broccoli al forno, una ricetta divertente, gustosa e soprattutto sana perché è realizzata con un ingrediente che è ricco di minerali, fibre e vitamine. Vediamo gli ingredienti. Broccoli, pan grattato integrale, maggiorana secca, timo secco, aceto di mele, succo di limone, olio evo e sale. Partiamo con i broccoli. Prendiamo i broccoli e dividiamoli in cimette. Possiamo farlo abbastanza con le mani, volendo potete aiutarvi anche con un coltello. Dopodiché passiamo a tagliare i torsoli di ogni cimetta del broccolo. A questo punto tagliamo anche i nostri scarti a listarelle in maniera tale da metterli insieme alle parti più tenere del broccolo. Facciamo delle listarelle abbastanza fini in maniera tale che poi cuociano bene. È un lavoro pericolosissimo per le falangi. Passiamo adesso a salare l'acqua e mettere i broccoli a bollire. Mettiamo bene tutti i broccoli nell'acqua quando bolle e adesso aspettiamo che cuociano. Mentre aspettiamo una decina di minuti che i broccoli siano pronti, passiamo a fare l'emulsione che ci servirà più avanti. Prendiamo una ciotola, versiamoci dell'olio extravergine, uniamo dell'aceto, una presa di sale e del succo di limone. Spremiamo il nostro limone e versiamo il contenuto nell'emulsione. A questo punto, aiutandoci con una forchetta, lavoriamo. E ho capito, diminuisce. Ecco qui, una papera perfetta questa, eh? Adesso che l'emulsione è pronta, la mettiamo da parte e passiamo a vedere se i broccoli sono pronti. Sono appannati gli occhiali. Mettiamoli dentro la pirofila. Scoliamoli bene. Tra l'altro l'acqua che avanza è perfetta per cuocere una pastina, è un perfetto brodo, anche per un risotto ad esempio. Adesso aggiungiamo sopra i nostri broccoli timo e maggiorana. Facciamo i rametti in piccoli pezzettini così da cospargere bene un po' tutta la superficie dei broccoli. Mettiamo anche il timo e aggiungiamo un po' di sale. E adesso tostiamo il pan grattato e mettiamolo nel padellino. E aspettiamo che si tosti bene. Non appena il pan grattato è pronto, passiamo a metterlo sopra i broccoli. Cospargiamo bene tutta la superficie in maniera tale che vengano ben croccanti. Vengono croccanti. E adesso è il momento dell'emulsione. Inforniamo a 200 gradi per 10 minuti. Il nostro broccolo adesso è ben rosolato. Finiamolo con un po' di scorza di limone. Solo il giallo, mi raccomando, che il bianco è amarissimo. Adesso il nostro piatto profumatissimo è pronto.